Ciao a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA. Oggi ci facciamo la demo di House Flipper 2. Non ho mai portato il primo sul canale, ma è un gioco che mi ha infognato tantissimo. E quindi perché no? Perché non farvi una bella demo, già che c'è? Così facciamo un po' di cose. Allora, siamo apparentemente su questa isola deserta dove c'è un'unica casa. Non so io come abbia fatto a raggiungere questo luogo, ma presumo con questo. E abbiamo un bel po' di lavoro da fare, quindi adesso qua dobbiamo iniziare a pulire tutto e poi a ristrutturare. Allora, tu te ne butti qua dentro, tu ti butti qua dentro, tu ti butti qua dentro. Questo, aspetta che lo devo mettere un po' più dritto e lo apro. Allora, il primo House Flipper mi ha infognato veramente tantissimo. Qua sono state cambiate un bel po' di cose. Nel frattempo io comincio a vendere e a buttare le robe che non mi servono, che è cosa buona e giusta. Io veramente non so come abbia io raggiunto questo luogo, ma vabbè. Bene, una putrella. Cosa ci faceva lì una putrella? Ok, credo di aver venduto anche l'impalcatura, ma a quanto pare probabilmente non mi serve, se no non me l'avrebbe fatta demolire. Ok, la corrente da dove arriva, sotterraneo, 20.000 km di cavo sottoterra che boh, non si sa bene. Va bene, allora iniziamo a pulire un po' anche i graffitari, come ci siano arrivati qua dentro io non ne ho la più pallida idea. Ma chi se ne importa? Adesso non so se faccio tutto in un unico episodio che dura 20.000 ore o... Vabbè, vediamo un attimino. Aspetta che devo prendere un sacco della patatura per buttare tutta questa rubeta. Ma tu scusami, ma prima ti avevo selezionato e perché non me l'hai tolto? Un po' di via, un po' di rubeta qui. C'è il potere del wireless in me. Vabbè, i libri non li leggo perché... Eliminiamo tutta questa roba. Credo di aver tolto una roba anche all'interno, ma tanto il gioco vuole che ristrutturiamo tutto. Allora, per il momento, cos'è questo? Leggi. Finiture superfici. Ok. Lo voglio togliere. Come si fa? Cancella. Tolgo dalle balle. Ah, perfetto. Ah, io non so come posso togliere questo coso qui. No. Lascialo lì, no? Non si poteva cancellare una volta sta roba? Disposto, ma secondo me c'è un modo per cancellarle ruota. Oh, dove è andato? Ah, me l'ha rimesso qui. Non posso vendere l'oggetto. Fa niente, se lo posso vendere l'oggetto. Iniziamo a pulire tutto quanto qui. C'è veramente un macello. Alcune cose le puoi vendere, alcune cose invece le devi eliminare. Non so bene. Vabbè, una volta fatto fuori, poi passiamo dentro. Veloci. Perfettissimo. La cosa figa che hanno aggiunto è che il nostro strumento che avevamo anche nel primo per fare vendere cose lo possiamo usare anche per
copiare lo stile, cambiare lo stile o duplicare lo stile. Qua cambiamo lo stile e abbiamo una bella base, materiale di legno. Quasi quasi. Legno elegante, okay, un bel legno elegante. Invece la seduta, ma perché è così rovinata la seduta? Ah, ok. La seduta la voglio fare con un po' di contrasto. A quanto pare non capisco perché. No, facciamo una cosa, iniziamo a prendere questo, però. Ah, eccola qui. Così. Bella, mi piace. E invece le cordine le facciamo con le bammete. E adesso che ho fatto questo, vorrei mantenere più o meno lo stesso stile anche un po' per tutto, per avere più o meno una stessa cosa. Quindi copiamo lo stile e qui all'entrata lo incollo. Bam. E bam, ok, così abbiamo più o meno. Ora non posso farlo perché. Ma non so perché mi rimane rovinato il legno. Tipo perché? Non lo posso mica rovinare io il legno, mi scusi. Vediamo un po', vendiamo queste cose, non so chi è che si compra delle erbacce usate, ma secondo me qua c'è qualquadra che non mi cuba. Allora, modifica lo stile. Ah! Allora, no. Questo però il colore lo volevo fare più o meno come quello là, perfetto. E invece il bordo proprio non si vedono le rigagnole, ma quindi se lo faccio così color, poi lo facciamo un po' più chiaro. Conferma, perfetto. Adesso io lo copio lo stile. Che antipatico! Ma no, ma non mi piace che c'ha il legno rovinato comunque. No, non mi piace per niente. No, non mi piace per niente. Allora, aspetta. Maledetto. Ah, qua proprio rimane rovinato, cioè frega niente. Io rimango rovinato. Ok. Va bene, ok, a quanto pare la casa esternamente non può, deve essere per forza rovinata, quindi, ok, quindi vabbè, facciamo così e incolliamo lo stile un po' dappertutto. Allora, a questo punto, la porta invece, mi piace la porta. Quando ho fatto il giro ho visto che c'era una porta anche dietro. Perché non mi copia lo stile delle scale? Porca miseria. Ecco, vabbè, dietro praticamente mi viene. Mi viene. Ah, oh, no, merda. Ho fatto la cazzata, amico. Ecco. No! Troia. Ecco, copia stile, ingol, ingol.
Angela, copia stile, ingolla, ingolla, ingolla la porta, ingolla questo, ingolla quello. Però non mi incolla la scala, perché non mi incolli la scala, maledetto? Fammi vedere, magari devo prendere la scala e copiarla. Poi faccio così. Oh, a posto. Ok, allora, adesso. Qua più o meno abbiamo pulito tutto e adesso passiamo allo scopettone per pulire, dove abbiamo uno spray con la Q. Vicino magari un po' di più. E voilà! Negli altri avevamo lo scopettone, me lo ricordo io che avevamo lo scopettone. Adesso, superfici. Inizia per finire, imposta bordi. Ah, posso impostare il bordo probabilmente per non andare fuori, giusto? Quindi se io dico qua, fichissimo. Ok, questo è veramente figo perché mi evita di rompermi le balle perché volendo posso farla anche un po' più grande e evito che vado fuori. Bam. E adesso qua ci metto invece questo. E anche qua posso scegliere la grandezza con la rotellina del mouse di quanto farlo grande. È comodo che se c'è una superficie bella grande, in due passate lui te lo fa. Adesso, aspetta che riprendo lo strumento di pulizia e... Ma scusate, ma posso... Ah, ok, posso usare questo anche senza sprayare, però probabilmente, vediamo un attimino... Sì, ci mette un po' di più a togliere lo sporco. Aspetta che qua c'è un coso qua. Poi rimettiamolo piccolino, facciamo tacchette, acquistiamo questo e... no, cretino. No, ti volevi, ma devi metterci lo stucco prima. Cretino. Hai ragione, mettere lo stucco prima. Cioè, hai ragione. E adesso puoi metterci il collo. Voilà. Ci avete ragione. Boh, adesso mi pareva di aver visto delle cose anche qua. Ma se io tipo, per dire, faccio così, bamete, poi vado qui e faccio bamete, posso prendere questo e tac tac e tac tac e te. Ottimo. Adesso qui a posto siamo. Oddio, vedo già cose là sopra che non mi piacciono mica tanto. Permesso, c'è qualcuno. Orca puttana, che bordello. Che brutta roba qua, cos'è? Però vedi, te lo rimette lì, maledetto bastardo. Ma scusa, ma... Vabbè.
Intanto i libri li porto qua fuori perché mi hanno rotto le palline. Adesso aspetta che devo prendere questo e iniziare a vendere tutto sto bordello di roba. Mio Dio, mio Dio. Cioè, qua veramente lo schifo. Ah. Ah, oh, che tappezzeria orribile però. Ah, io odio le tappezzerie. Vabbè, vediamo tutta sta roba. Oddio. Ah, che schifo sta cucina. Ok, vediamo il traliccio lì sopra. Madonna, che cucina orribile. Va bene, mamma. Ce n'è di roba da buttare via, eh. Aspetta che vediamo il sacco della spazzatura che iniziamo a buttare via il grosso. Sì, dopo lo prendo, eh. Dopo andiamo a buttarli tutti fuori, però almeno me li tolgo dai marrons qua perché c'è veramente uno schifo. Vedono le ciabatte lì, vendi tutte queste piante qua. Ah, lo schifo, dopo pulisco le finestre e do una arieggiata perché... Ih. Butta via. Perfetto. Switchare un po' tra le cose varie e cose eventuali. Però non mi piace il fatto che non posso togliermi dalle palle questi coperti. E dove cazzo lo butto? C'avevo voglia di andare fino a là. Ma dai, veramente? Cammina de merda. Forse devo mirare più in basso. Beh, ci ho provato. Dov'è l'altro sacco? Dai, ci riprovo l'ultima volta. Ah, spostati! Vieni. Qui. Qui. Vabbè, ma allora vado via al Ciful. Tac. Allora, questo non so per quale motivo questo qua non si è buttato dentro, ma poi c'è una trave di legno da buttare via. Ok, aspetta, che qua c'è un aspirapolvere. L'avevo visto prima. Voilà! Togliamo tutto il vetro. Mazza, che schifo però. Questo parquet non è male, a dir la verità. Potrei anche tenerlo. Ma la porta probabilmente la duplicherò anche per l'interno, in modo che così. Questo tolgo dalle pallines. Ma veramente, ma è stupida sta roba. Io ho capito, so come pulire le cose, ma veramente non... Non capisco come cacchio, vabbè. Iniziamo a buttarlo lì dentro, poi... Almeno me li sposto dai maroni. Qua c'è l'enciclopedia degli ingegneri. Ho già visto una cosa per demolire. Allora.
Allora, immagino che qui dentro ci sia. Ok. Questo. Visto qua. Cos'è? Cos'è? No, trovato. Metto qui sopra. No, che figo, posso spostare entrambi gli oggetti. Bellissimo. Non c'era questa funzione. Ok, adesso devo pulire tutto sto schifo. Quindi prendiamo il super straccio. Che qua. Io pulisco qua, dopo qua dovrò rifare tutti i palchi rovinati, probabilmente, prima che diventa buio. Mamma mia, che roba orribile questa carta da parati, non si può vedere. Sì, effettivamente spraiando dice decisamente meglio. Qui. Ok, aspetta, qua devo. Sì, troppo lontano. Ecco. Mi piace come. Probabilmente lì non me lo fa pulire perché forse è troppo sporco, devo verniciare, non lo so. Andiamo con lì, va che bello. Adesso ci puliamo le punas. Allora, qua la posso aprire la finestra, questa pure. Invece qua devo pulirla con il magico coso. Ah, nel primo avevamo un coso elettrico, che presumo. Ah, sbagliato. Ah, ecco qua. Apri le finestre che fa uscire un po' la smuffa qui. Però la vista è bellissima. Ah, la pace di poter vivere lontano dal mondo. Oh, l'unico difetto è che se succede qualcosa qua non ti ritrovano più. No, aspetta, devo prima pulire il vetro, dopo te l'apro, eh. Perfetto. Aspetta che faccio anche questa. Voilà, guarda qui che bella. Ah, non ho aperto questa porta qua. Oh mio Dio! Forse era meglio che. Devo eliminare il cesso pure. Sì. Ah, vuoi tenere il lavandino? Per quale motivo? Vabbè, facciamo che mi pulisco pure qua la finestra, che vabbè, non so. Non mi piace tutto ciò. Ok, e apriamo pure la finestra. Aspetta che ho dimenticato di togliere. Questo lo vuoi. Ah, lo vuoi tenere. Ma perché lo vuoi tenere? Va bene, va bene. Ah, aspetta, quello che voglio fare è copiare questo stile di porta e la voglio incollare in tutte le porte. Probabilmente anche qui, che c'è solo una cornice, va bene, uguale. Mi copio anche. No, le scale non puoi farle. Però copio pure quella. Ah, che figo! Mi ha copiato lo stile, però mi ha lasciato la macchia. Ottimo. Ah, ok. Sì, lì dentro poi ci vado dopo. Adesso voglio solo pulire questo schifo qua. E
E va bene, qua c'è da pulire cose, no, posso aprire, perfetto. Dai. Vabbè, dopo le scale, poi qua cambieremo poi lo stile delle scale. Costruiamo, il muro, costruzione. Wow, figo, bello. Come funziona? Ok, no. Sì, ok, interessante. Però non era quello che... Scegliere la direzione una volta che hai montato così, no, perfetto. Qua non so se costruire. Ah, aspetta che ho dimenticato di pulire. Pozzaglie per terra. Allora, quasi quasi qua demolisco. Oh, guarda che bello, posso demolire tutto il muro e facciamo tutto un ambiente open space. Che mi piace veramente un sacco. Le cose le hanno migliorate rispetto al primo. Chiaramente alcune cose devono ancora essere sistemate. Cos'è quello che... Ah, è il simbolo no, della cosa del sacco. Okay. Allora adesso aspetta che faccio un qua aspetta. Sti bordi, tacchete. Oddio, al contrario, no, è bruttissimo. Fa tutta un'altra cosa. È come se mi oppone la resistenza. Cioè, è veramente brutto dalla parte. Pet, fammelo fare più grande, sennò domani sono ancora qua. La miseria, se è brutto, mamma mia. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Veramente brutto. Cioè, è strano. Più che brutto. Ok, vabbè. Va bene. Così. E adesso possiamo prendere il palleche. Mettiamo talo e qualo. Però c'è un qualche rotto lì che mi dà fastidio. Vediamo se riesco a... Bene, qui abbiamo pulito tutto. Piace questo coso qua. Non lo fa copiare, vabbè. Questa è la cucina. Mamma santa. Allora, vediamo un po'. Qui vuole le piastrelle. Allora, piastrelle. Però... Piastrelle mi sa che devo fare... No, che brutte piastrelle, madonna. Allora, facciamo così, aspetta. Tacchete lì. Allora, volevo delle piastrelle diverse qua.
Allora, mi è venuta una bella idea. Qua è veramente brutto, devo essere onesto. Farlo a parete, a pavimento, è veramente brutto come si muove. Non mi piace per un cavolo. Allora, abbiamo questo che però a me onestamente non mi piace. Non mi piace questo. E cosa sono ste robe? Negozio dietro, ok, piastrelle, piastrelle per il ba per la cucina. Granito bianco. Faccio a modificare quello che è il qui, perfetto, perfetto. Allora, il motivo così mi piace, e vabbè, la dimensione del motivo non penso che mi cambia tanto, lo lasciamo così. E il colore farei, tanto siamo in un posso ingrandire quanta roba. Bello, mi piace perché è tutto delimitato. Mi piace. Bello. Sì, è un po' più d'accesso, non dico di no. Però vabbè, dai, siamo qua vicino, c'è un tema verde, mi piace. L'interruttore qua mi dà un fastidio della Madonna. E quindi io questo interruttore lo voglio togliere dalle balle. Era nella seconda piastrella, tipo qua. Ecco, lo tolgo fuori dai maroni. E iniziamo ad arredare la cucina. Cucina, partiamo con il forno. Forno, allora tipo 1, tipo 2. Ah, questo è arrotondato in modo che se ci spacchi una crugnata non va in coma. Ah sì, possiamo farlo arrotondato così non ci pensiamo più. Poi lo stile delle maniglie, facciamo qualcosa di un po' rustico, tipo, ecco, tipo con un pomello così, ma che bello. La base, ovviamente sempre in legno, un bel cioccolato, non è male, però un bel cioccolato. Ma sì, il cioccolato ci sta. Cos'è questo? Ah, il pezzo sopra, motivo, materiale, pietra. Bello. Un bel marmo verde col cioccolato. Piace. Ma posso scegliere anche le venature? No. Posso scegliere il tipo di. Era questo che ho usato per le piastrelle, più o meno. Sì. Questi sono i dettagli. Allora, i dettagli li possiamo fare magari come il pavimento, che era tipo questo verde,
comodino qua, così. Bello personalizzatissimo. Quello facciamo nero. Benissimo, nero. E questo lo facciamo un pelino più scuretto, tipo così. Poi invece il frontale del coso lo facciamo sempre questo cioccolato, perché sennò e che fanno? E invece i dettagli dei pomelli, anche quelli li possiamo fare tipo con un accento di questo. Io direi che è bella, insomma. E la piazzo tipo qua. Poi prendiamo una cassettiera che è questa, a due ne vuole. Allora ovviamente devo fare due, allora facciamo una cosa, lo acquistiamo e la metto già qua nell'angoletto, così ci sta, e questo qua glielo metto qua vicino. Ovviamente il nostro strumento copia stile, incolla stile e dadam. Però c'è quel quadra che non mi piace, non mi piacciono i pomelli, non mi piacciono i pomelli. Allora, no, mi piacciono i pomelli. Modifica stile. Questo va bene, ma sono i... Ecco, questi non mi piacciono, li faccio neri, guarda, insieme anche a questo. Conferma, perfetto, no, perché sennò mi fa un casino qua. Ok, così mi piace. Poi, allora, qui abbiamo questo e questo. Qua ci sta il frigorifero, che ho visto prima, un bel frigorifero. Là. Left or right, left. Si apre così, almeno va a sbattermi dall'altro lato. Posso usare più o meno lo stesso colore, bello, mi piace. E adesso dall'altro lato. Allora, e adesso invece facciamo la cassettiera. La cassettiera. Sono due cassettiere, quindi facciamo una cassettiera qua. E una con il vetro. Tacco destra parte. Mi piace questa! E poi abbiamo il pensile. E lo mettiamo... Aspetta, che... Così. Perfettissimamente perfetto, diciamo. Allora, copiamo lo stile. Doing, doing, doing. Perfetto, perfetto. Adesso qui abbiamo invece un altro armadio mobile bocchese, e lo metto qua così almeno c'è una certa simmetria. No. E poi fino a sbagliare, poi abbiamo la lavandino e la lavastoviglie. Magari facciamo un bel lavandino. Anzi, sa cosa faccio? Indietro, metto prima la lavastoviglie qua. Bella agganciata, ok. E qua invece ci metto il lavandino. Così sono anche perfettamente alla fine della riga. Poi ci metto, questa è una bella fregatura però, perché
Facciamo così, ci mettiamo questo. Andiamo. Così. Qua abbiamo un altro che va. Ok. Mi piace. Aspetta che devo copiare lo stile di questa, almeno sono sicuro che le copie tutte giuste. Tac tac tac. Ok. Allora, la cucina più o meno c'è. Adesso volevo anche mettere, ma se copi lo stile anche delle finestre, diciamo che bellissime, però non mi piace il terrazzino sotto. Il terrazzino lo voglio in legno. Però qua, anzi, facciamo una cosa, qua tengo così. Invece negli altri tengo lo stesso stile di finestra, perché mi piace veramente un sacco. Però li cambio la parte qua, che non la faccio in marmo, ma la faccio in legno. E magari usiamo lo stesso... Ah, che cazzo di legno era? Cioccolato. Conferma. Poco contrasto, però chi se ne frega, mi piace lo stesso. E usiamo il copia stile e... lo usiamo per le finestre. Si cozza un po' con la porta. Cazzo, però mi cozza con la porta. Mi cozza con la porta, porca. Allora, no, mi cozza troppo con la porta. Mi cozza con la porta. Però non so se è meglio così, troppo copia stile, vediamo un po' qua. Secondo me è meglio. Sì, meglio così, perché sennò mi cozza con la porta e mi girano troppo le balle. Invece così va bene. Le uso dappertutto. Così. Ok. Così mi piace di più e anche davanti mi sembra un po' meno merdoso. Vediamo un po' più di la porta. Sì, dai, se no mi costava troppo con la porta. È vero che poi guardi dentro, però è bellissima la cucina. Mi piace così. Cazzo, mi sono appena reso conto che non ho pitturato. Cazzo, non ho pitturato. No, non ho pitturato. No. Vabbè, però bianco va bene, no? Ma qua devo pitturare. Vediamo un po' quanti mimi. Ah, 345, no? Boh. Allora, qui facciamo invece un bel blanco. Allora, materiale, colore facciamo un bel bianco e stucco normale, acquista, metti qua, bam, e questo qua lo uso per pitturare il coso. E penso che la cosa figa è uguale, posso scegliere come delimitare l'area, anzi no, non posso, guarda che lo cancello, poi si fucking... Perché così posso andare fuori. Oddio, che roba brutta a fare il soffitto. Oh, mamma mia. Non mi piace per niente la meccanica della pittura. No, ma è bruttissimo. No, veramente. Ha una forza di gravità veramente strana. Amico, sei andato fuori. Ti avevo delimitato l'area, cacchio. Vabbè. Ma qua come cazzo faccio a... Ciao.
Come facciamo a trovare lo stesso stile di legno lì? Porca, porca. Ma che merda. Non lo troverò mai. La pittura uguale. Fa niente, rimane così, ma però a me mi dà fastidio perché io gli avevo delimitato l'area in modo che lui qua, da qua non poteva uscire. C'è lo stronzo uscito lo stesso, perché? Ma poi è veramente brutto da usare sto coso. Ma forse. Poi è veramente bruttissimo. Non mi piace la meccanica del soffitto e del pavimento. A parete ci sta, ma al soffitto no. Olè. Ok, mi girano un po' i coglioni per questo, ma vedrò di fare qualcosa. Adesso, vabbè, questo lo tengo perché magari mi può servire per pitturare cose. Ma stavo quasi pensando che questa zona la volevo fare di un colore un po'. Vabbè, tipo, posso eliminare quella luce di merda lì. Ah. No, voglio eliminare la luce. No, il gioco dice no, la luce te la tieni, non rompi le palle, va bene. Allora, qua, boh, probabilmente qua la farò tutte bianche, le pareti, però qua volevo fare qualcosa di un po' particolare, visto che è molto open space. Allora, intanto io faccio così e pitturo tutto. Le pareti sono una figata da fare. Ma vedi che qua non esce? E perché là è uscito? Qua non esce, perché là è uscito? Uno mi deve spiegare perché è uscito. Perché è uscito? Olè! Se almeno mi tolgo dalle palle questa carta da parati veramente orripilante. Ah, oh, riconosce da solo le porte e cose varie. Bello, mi piace. Probabilmente è anche finito il colore. Aiuto! Dove sono? Mi rapiscono. Bello, così. E qua, ma c'è una mai bruttissima, non riesco a pitturare qui, scusi. Ok, credo che. Ok, così ho pitturato pure il coso lì. Quello è già bianco. Ma no, ma perché volevo veramente pulire tutto qua. Volevo togliermi veramente dalle balle sta roba. Un attimo pensavo che mi aveva verniciato anche la porta. Che può darsi. Belli questi interruttori vintage. Qua funziona bene il delimitatore, ma non ha funzionato bene là sopra, non so per quale motivo. Ok. Allora, aspetta, che già che ci sono, voglio pitturare anche l'interno. Aspetta. Ecco, così mi piace. Allora, qui le voglio fare bianche perché ovviamente mi serve un po' di. Queste qua le faccio tutte bianche, le.
non so come si chiamano queste robe qua, vabbè. Oh, bella, aiuto. Ok, devo prenderci la mano perché a pitturare in questo gioco nel 2 è un po' più complicato. Ci sono delle meccaniche che le hanno rese un po' più... Oddio. Ole, alla, bellissimo. Non so ancora per quanto dura la vernice sul pennello. Sembra che sta durando parecchio. Wow, bellissimo, dai. No, qui è già finito. Ok, qua. A meno male non devo togliere le piastrelle. Oddio, che piastrelle. Mi piace. Ok, ti fa vedere che puoi fare dei motivi diversi. Che mi è venuta un'idea, ma... Allora, questo lo otteniamo per... Aspetta che lo sposto. Per magari sopra, che ce n'è ancora. Adesso qui, prima di concludere, volevo trovare una bella vernice tipo negozio. Perfetto, indietro. Oh, ecco qua. Volevo fare una roba verde, verde freddo. Però non così, no, troppo. Deve essere un colore tipo così. Ma lo voglio fare con lo stucco veneziano, che ha un po' quegli effetti particolari. Ok. Vediamo su questa parete com'è. Adesso poi si sta pure diventando un po' buio, quindi non riesco a capire. Che c'ha, come potete vedere, quelle tassellature che sono tipo bello, mi piace un sacco. Forse il colore è un po' azzurro forte, mi sembra, speravo che fosse un po' più smorto, però ci sta per una casa al mare. Ricorda un po' il mare, amico. Ok, bene, molto bene. E adesso sta cominciando a diventare buio nel gioco. E quindi non si riuscirà a vedere un granché, ma almeno mi dà anche un'idea di com'è il tipo di colore con...
quando diventa scuro l'ambiente. E vabbè, penso di aver finito il colore. Passata. Ok. Che lì sopra non me la prendo. Ottimissimo. Allora, è un effetto un po' particolare effettivamente, però perché adesso non è arredata, però e non è male, dai. Madonna, se mi girano le palle per quello, cacchia. Ah, stavo ripensando di... No, no, lasciamo una cosa bellissima. Vabbè, poi qua sarà tutta un po' da arredare perché poi qua mi chiede di mettere tipo il tavolino. Vabbè, tutto questo qua l'ho messo, tipo il frullatore, questo ho dimenticato di mettere, che facciamo così. Facciamo magari un dettaglio un po'. Ma no, lasciamolo così. Questi forse scurettini. Qui sta e lo mettiamo qua con quelli che guardano lì. Ok. Poi, cos'è che c'è qua che voleva? Un frullatore o un tostapane? Frullatore, tostapane. Qua si può scegliere tutta, magari li prendiamo già fatti, qua, se no qua si potrebbe configurare veramente tante cose si possono fare. Magari lo facciamo così, dove è rosso lo mettiamo un po' sul falso colore del nostro e boh, lo mettiamo qui così. Un frullatore, poi abbiamo il tostapane pure lo facciamo un po' nero, la base facciamo più o meno lo stesso stile. Forno a microonde, non capisco, ma cosa mi serve il forno a microonde? Scusate se ho, ma veramente, cioè, ma come fa uno a mettere il forno a microonde? Cioè, ma c'ho il forno normale, che cazzo me ne faccio del forno a microonde? Doi. Detti bastardi, allora sai cosa faccio? Questo lo metto sulla finestra. Madonna, mi si è accesa la luce. Forno a microonde, lo metto lì. Forno a microonde, un po' nero, la base più o meno così. Questo qua, boh, così. Devo metterlo, non posso metterlo qua nel cassetto sto cazzo de... Ma chi cavolo me l'ha fatto mettere sto coso? Mamma dai. Non posso mettere il coso sopra? Ah, bello. Posso metterlo sopra lì. Ok, così almeno c'ho il frutto tutto lì. Ma che bello.
Poi, vabbè, questo qua cos'è? LOL, scuola piatti lì, cacchio mettiamolo qui, va. Vicino alla bandiera. Non posso copiare lo stile della cucina, scusa. Così è bellissimo. Molto più bello così, perfetto. Poi, quello è fatto per la cucina, dovrebbe avere tutto. Tappeto Mixcume non mi interessa. Ah, ok, questi qua sono quelli che io ho tolto. Ah, quasi quasi sa cosa faccio. E li metto neri. Allora, questi qua erano, uno era qua. No, non lo vuoi qui. Ma sì che lo vuoi qui, dai, non rompermi le palle, metto qui. Qui uno e l'altro lo mettiamo magari qui. Ok. Così uno di lì e uno di là, sotto la finestra, ci stia. Poi. Vabbè, poi c'è il divano, che non è male, lo possiamo mettere magari lì nell'angoletto. Qua possiamo mettere un po' di cose, poi si sposto. Cazzo del coso qui, lo metto qua fuori. Qui. Poi vabbè, qua si possono mettere cose che si vuole, tipo, non so, mobile TV. TV lo metto. Ovviamente tutte le robe andranno a copiare lo stile perché voglio più o meno tutto circa un po' uguale. Questo. Porca puttana, sei grosso. Sei grosso. Allora, vediamo un attimino, più o meno così, eh. Allora, voglio andare circa a metà del mobile. Ehi, cazzo, però. E qua c'è, fa vedere, dov'è la metà del mobile? È lì, eh. Circa. No, mi sei andato fuori, bastardo. Vai là. Però vedi che non è andato bene contro. Adesso è contro. E più o meno è al centro, no? Mega grande però sto coso. Non mi piace il colore, fa schifo. Fa schifo il colore. No, non mi piace il colore. Allora, le zampe le faccio legno nero. E questo invece lo facciamo un bel. Va così, bello chiaro. Poi, televisione Joshua. Allora, la base. No, no, ma no, fichissimo. Posso cambiare pure il colore del. No. Ma guarda. Dettaglio. Bello. Sì, ma girati. Vai su.
circa più o meno, sì. Ok, poi. Cos'è? Scaffale. Ma perché? Che palle, cosa sono queste? Scaffale, perché? Dove? Oh. Interessante sta cosa. Bam e bam. Poi ci vuole una libreria poi vabbè, la lampada la metto qui. Ma quante librerie del cazzo mi mette in questa mini casa? Il tizio. Ma questa libreria qua dove merda la metto? Qua mi rompe le palle, no? Però sono stato un po' troppo in qua, maledizione. Non mi piace, aspetta, non mi piace perché poi dopo qua non mi ci sta il tavolino. I cazzo. Aspetta, vai così. Questo lo metto più. Così. Questo. Sposto di lì, questo metto qua, questo qui. Prima barbone potevi prendere una televisione un po' più grande, meglio dire. Perché poi dopo tutta schifo, cosa sto? Ci sono dei uno stile un po' migliore, no? Ma è bruttissimo. Ah, ma ci sono i motivi. C'è qualcosa di un po' design, ma no, blu. No, non è bellissimo questo. Ah, oddio, tutto puoi cambiare. Wow. Ma veramente è fighissimo. Cioè, la personalizzazione di ogni cosa è fantastica. Veramente è fatto bene. Mi piace come è fatto. Mi piace. Cosa cazzo continua a cambiare lo stile? Ehi, Gian Fausto. Oh. Cioè, non so perché. Vabbè. Bene, è la Madonna. Perché 3? Cos'è questo?
Adesso cominciamo a copiare lo stile. Mi dà fastidio che non posso cambiargli lo stile di sto coso che mi ha rotto i maroni. Così. Ah, perché mi dava fastidio che era tutto. Vabbè. Comunque. Vabbè, dopo qua possiamo. Qua ho fatto tutto quello che dovevo fare a livello di storia. Cioè di idee. Spira lo sporco. Non lo vedo lo sporco, scusa. Ah, no, scemo. 2 di 3 è in tutta la casa. Ok, e niente. Vabbè, questa è la prima parte della demo. Non penso che ne farò altre perché è veramente lunghissimo. Ma magari farò una seconda parte dove faccio vedere il piano di sopra, perché qua ancora non ho cambiato la parete, che mi dà un fastidio. Aspetta, cucciare un attimo, perché qua mi dà un fastidio sta parete qua. Toglila, per l'amor del cielo. Non voglio vedere mai più quella carta da parati. Oh, perfetto. Ma che bel posticino però. E niente, qua è tutto con la demo di House Flipper 2. Ciao a tutti.